Lo fare insegnare dalle farfalle. Poi nella fase parigina, sempre intrippata questo tema della metamorfosi delle farfalle, scoprì che ci fu una danzatrice inizio secolo, la Fugler, una tedesca innamorata delle farfalle, che si faceva costruire delle grossissime ali in legno. E con un gioco di luci, di tessuti e di sete che faceva venire da molto lontano, danzava, era una danzatrice solista. E quindi fece uno studio per anni sulla qualità del volo delle farfalle. E io volevo fare uno spettacolo sulla Fiulle. Però dopo dicevo, ma la Fiulle è una farfalla, perché se fai la Fiulle allora racconti la danzatrice. A me invece interessano le farfalle. Insomma, il tema della farfalla ricorreva, per cui la ritroviamo nel libro di questo piccione viaggiatore che si innamora di una farfalla. E poi ci sono altre tematiche, una che mi è stata ispirata da mia madre, cioè una giovinetta di campagna, o scura di viso, che poi diventa una principessa, quindi questo sempre tema della trasformazione. E l'altro grande simbolo è quello delle flamme rose, cioè dei fenicotteri, animale che mi ha affascinato anche questo sempre dall'inizio, tanto è vero che quando partivo per Parigi o per Roma, non mi ricordo più, mamma e papà mi accompagnavano sempre, ci fermavamo spessissimo alla Comunità Incontro, dove c'è questo piccolo giardino zoologico con leoni, che la morte proprio mi arriviamo, e questi fenicotteri rosa. Ma traggono, ma tirano, tanto è vero che il bigliettino mio personale l'ho disegnato io, ho fatto dei fenicotteri. Quindi il simbolo, ecco, è sempre, ma non so dire perché, probabilmente è una maniera proprio di sentire il mondo, è una maniera di captare le cose. Perché quando scrivo non scrivo perché rifletto, quando danzo ci ho di pancia, quando disegno uguale, cioè penso che sia una natura, non si può dire perché i simboli, perché mi va. Dove solo l'aquila alta nel cielo può scorgere l'orizzonte, dove i passi di ogni creatura lasciano impronte purpuree come lacrime di sole, viveva una contadina, una giovinetta orfana dall'infanzia, timida e sensibilissima, dalla carnagione scura come l'aria di brunire. Prima che il giorno morisse, perdendosi tra le mille lanterne della sera, la giovinetta sola accendeva un grande fuoco, per lei grande compagno. Sin da bambina vi si sedeva accanto, senza dire una parola, suonando una piccola cifra in bambù. Aspettava così la notte, per poi coricarsi nel suo tacito in un angolo della vecchia capanna, dove un tempo vivevano i suoi genitori e ancora prima i suoi nonni. Una volta, come ogni sera, dopo ore ed ore passate nei campi insieme ai contadini, prima che il cielo si tingesse dei colori bruni, accese il fuoco. E le fiamme erano talmente alte e rosse che quasi sembravano sfiorare la volta celeste. Quella sera però c'era qualcosa di diverso, di strano, di inspiegabile. Si sedette davanti al fuoco e le fiamme a poco cominciarono a prendere la forma di una grandissima bocca, la quale pronunciò parole profetiche per la piccola fanciulla. Tu diventerai la principessa di un grande regno, disse chiaramente il fuoco. La fanciulla, terrorizzata e smarrita, si spalmò a terra, come a volersi proteggere. Non avere paura, piccola, non di me. Ascoltami attentamente e credimi. Domani, mentre svolgerai il tuo consueto lavoro nei campi, sarai condotta lontano e inizierai una nuova vita, replicò il fuoco dettagliatamente. I guardiani del sapere,
presero il grande rotolo di tessuto diviso, avvolto e protetto in un tubo di madreperla. Lo srotolarono nel punto concernente. Si avvicinarono ai lettori e dopo uno squillo di trombe cominciò la lettura. Un giorno dal cielo verrà una fanciulla che come pioggia porterà prosperità e fertilità. Fuochi d'artificio e ruli di tamburo precedettero danze acrobatiche e festose. Tutte le maschere sfilarono ed ognuna di esse disse il messaggio che gli era proprio. In cima al corteo e con passo regale, la prima maschera disse: «Io sono leone, tuono è la mia voce. Chi non crede al feroce ruggito della verità che suona dentro di noi non potrà solcare la sommità della vera conoscenza». Saltimbanchi e giocolieri conteggiarono dietro il suo maestoso passaggio. Seguì il drago, con passo potente, e disse: «Sono il drago, il mio passare è di fuoco, e così le mie parole. Brucio tutto il falso e illumino ogni mente lucida. Chi sottovaluta la chiarezza del pensiero e la trasparenza del cuore si ritroverà inghiottito dal fuoco dell'oblio». Fuochi d'artificio e mangiafuoco seguirono il passo del dragone. Lentamente si avvicinò alla maschera imponente dell'elefante e disse: «L'occhio leggente non mente e alla memoria non si sfugge. Le azioni, quelle brillanti e luminose, arrivano in alto e quelle malvagie cadono nel fiume, risucchiate dalla corrente. L'equilibrio tra vero e falso è sottile. Riconoscerlo è attraversare un filo sospeso nel vuoto». Un corteo di funamboli resero l'idea delle sagge parole. Infine la maschera più movimentata disse: «Io sono il toro. Al profumo dell'ipocrisia le mie narici si gonfiano e fumano. Mi agito ogni volta che ascolto ciò che non vedo, quando la parola non è seguita dai fatti». Dietro la maschera un gruppo di danzatori virtuosi e con costumi vistosi danzavano vigorosamente. La fanciulla bevuta dal cielo in realtà è la sua figlia. Miostro, geloso delle attenzioni che la sua consorte rivolgeva alla bambina, di nascosto l'abbandonò. Fu così che la bella regina morì di dispiacere e da quel giorno il re divenne perfido e tiranno. Il sorriso lasciò il volto di Miostro, un tratto divenne duro, con lo sguardo di ghiaccio, la voce roca e le parole taglienti come saette. Giurò vendetta. Bevve d'un prato il frutto preparato dalla sua perfida consigliera. «Rivoglio mia figlia Gascia, tutto ciò che resta al mondo della mia amata sposa. Lei diventerà sovrana del regno di Cheide e della tribù degli Arcani». La principessa fece appello ai poteri che ereditò da sua madre. Piogge che divorate nei cieli, acque che scorrete nel cuore della terra e degli oceani, scioglietevi e fatevi uragano per andare incontro ai malvagi come quest'uomo che rinnegano anche il loro sangue. Acqua, lava le coscienze di chi ha bisogno di nascondersi, scaraventa la tua furia sul tetto dell'abuso di potere e porta oblio su ogni azione falsa, meschina, ipocrita e malvagia. Acqua, distruggi la dimora di chi fa nascere, crescere, proliferare l'ignoranza. Inghiotti, acqua, quest'uomo e i perfidi disperati come lui. Libera, stavo pensando che lo spettacolo sulle farfalle possiamo fare, perché tu sai che adesso inaugureranno a Roma la Casa delle Farfalle, l'ambasciata americana ci sta lavorando e Libera, insomma, sarà coinvolta, perché insomma speriamo di fare uno spettacolo. Lo potremmo chiamare Farfull invece di Farfalle, così lo dedichiamo sia alla farfalle che alla folle. Da dove nascono i tuoi personaggi?
E quando nascono, tu cosa provi? I personaggi, le storie, le danze, i disegni nascono sempre da qualcosa di interiore. L'ho detto più volte perché è importante sottolinearlo. Cerchi per scrivere, inventare storie, si siede a tavolino e fa proprio gli schemini, scrive in modo molto razionale. Io a volte mi sveglio in piena notte e ho una storia dentro che va scritta subito, cioè sono degli imperativi. E nascono così i personaggi, nascono così le danze, nascono le idee. Quindi come si fa a dire da dove nascono non so, però è sempre un filo diretto tra dentro questa illuminazione, poi non so, improvvisa che arriva, e degli eventi che vivo fuori, che a volte mi ispirano. Per esempio in quel periodo, perché insomma 20-25 anni fa è proprio una fase lontana, facevo teatro e quindi mi ricordo che i testi che leggevo, Shakespeare, eccetera, mi hanno influenzato e rileggendo questi racconti li ritrovo, per esempio Gnostro, Agascia, Lionte, questi personaggi. Poi io quando ho riletto questi racconti li ho molto ripuliti, restaurati proprio, ma era proprio un linguaggio ridondante, proprio shakespeariano. E veniva da lì, però certo con le ispirazioni, diciamo, interiori. Quindi, certo, è difficile dire come nascono e perché nascono. Nascono perché sono una persona creativa, come dire, io non ho mai cercato le cose cercano me. Perché di notte succedono magie dentro di me, cioè mi sogno proprio, vedo le immagini che vedete, per esempio. Quindi dopo non manca che l'esecuzione. Cosa provo quando tutto questo accade? Penso che è intuibile, perché io provo una grande gioia, come poche altre cose nella vita me ne danno. Ma quando dico questo non dico solo il fatto dello scrivere, perché scrivere e disegnare lo faccio da, non ricordo l'inizio, da sempre, un po', no? Da ragazzetta, da giovinetta. E la danza, che anche quella è cominciata tardi, secondo il senso comune, ma comunque da ragazzetta pure quella, è come dire, è veramente gioia. Io in questi giorni ero molto stanca, lo sono, e anche un po' demotivata, perché è veramente faticoso sgomitare sempre. Per fare le cose, per presentare, io non sono una che se l'aspetta le cose, io le cose le propongo. E ero veramente in uno stato di prostrazione interiore, perché ho detto, ma veramente, ma come si fa ad andare avanti così quando proprio non ci sono i mezzi per andare avanti? Cioè qui non è trovare la forza interiore, la determinazione, qui mancano proprio i mezzi. E quindi mi sono interrogata tanto su queste cose, non vi dico le conclusioni, però poi quando mi sono messa a ballare molte ore, molto tempo al giorno, per questo riprendere l'estratto di Acqua Viva, e io poi la sera ero tanto felice, ma anche mentre lo facevo, poi magari, che ne so, quando, come tutte le cose, Monica per esempio sta disegnando, magari c'è un tratto di colore che è troppo, lo devi correggere, anche quando sembra che ti sbagli o sembra ma che sto facendo, però questa leggerezza, questa gioia, questa cosa che, ma veramente, ma basta veramente poco per essere gioiosi, felici. Io la mia felicità la trovo lì dentro, è chiaro, no? È contestualizzabile a me, è personalissimo, no? Non è che io ho la ricetta per essere felice, io ho la mia di felicità e la mia la vivo così, tant'è vero che quando non la vivo sto male, però sto male perché sono cose mie dentro, non perché mi manca un oggetto dall'esterno, questo voglio dire. Quindi ecco, ho un'altra gioia. Ciao bella farfalla, come ti chiami? Lili, e tu? Tommaso. Come sei bella, Lili, ma come fai a volare così elegantemente? Sei leggerissima e stabile allo stesso tempo. Io sono una farfalla.
Insegnami a volare come te. Ma tu sei un piccione. E un piccione viaggiatore. Non posso insegnarti. Mi dispiace. Perché? Perché apparteniamo a mondi diversi. Il nostro volare non può essere lo stesso. Bella farfalla, portami con te, portami nel tuo mondo. Cosa dici? Non dovrei nemmeno parlarti. Perché no? Perché porto il nettare dei fiori e quando sono in missione non posso fermarmi. Aspetta, Lilli! 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 Tommaso proprio non riusciva a prendere sonno. Aveva Lilli stampata nei pensieri. Intanto pensava e rifletteva. Si nasce parte di un gruppo, poi si scoprono dentro altre leggi che ci fanno sentire di appartenere ad altri mondi. In fondo Lilli era solo un'occasione esterna, perché lui sentiva un altro volo dentro di sé, un altro mondo. Un giorno, curioso e tenace come sempre, aprì le ali e si abbandonò al volo, non curante di quanto scompiglio avrebbe portato in famiglia e nella dinastia dei piccioni viaggiatori. A casa erano abituati a non vederlo gironzolare, né ad intrattenersi con i suoi fratelli. Stavolta però Tommaso era proprio scomparso. Volò lontano sopra gli alti e folti alberi, sopra prati fioriti e colorati di diverse sfumature di verde. Era alla ricerca della farfalla gialla. Ancora un volo un po' insicuro, ma tanto leggero nel cuore e nell'intento. Tutto il giorno planò. La paura scomparve, le ali erano aperte, completamente abbandonate alla legge dell'aria. Il cielo cominciò ad imbrunire, ma Tommaso non pensò assolutamente di tornare a casa. Vide un bel fiore vestito di bianco a forma di calice, con lungo stelo. «Salve, bel fiore! Conosci per caso Lilli, la farfalla gialla?» chiese Tommaso. «Carissimo amico mio, di farfalle gialle ne esistono tantissime», rispose allegramente il fiore. «No, bel fiore, Lilli è unica. Come esiste una sola stella polare che la fa splendere diversamente rispetto alle altre, così Lilli si distingue da tutte le altre farfalle gialle. Mi chiamo Tommaso e sono un piccione viaggiatore, vengo da molto lontano. Non sei così grande come il tuo coraggio vorrebbe far credere. Dal tuo becco esce ancora fuori di nido. A che gruppo appartieni? Se sei scappato, non è qui che troverai accoglienza, ma se il motivo è altro come mi sembra di intuire, le mie orecchie sono in attesa e in ascolto. Parlami e fallo subito, perché non ho tanta pazienza. La mia pancia è vuota e così quella dei miei assistenti, quindi sbrigati a darmi buone spiegazioni, altrimenti la pentola già sul fuoco ti inghiottirà in un attimo. Mi sono spiegato? Trasformati colpo in mille voci, in mille lacrime di miele. Era il pianto disperato di perfidia, che si scioglieva come il miele. Ora che avete distrutto tutto il mio regno, cosa resterà di me? Disse perfidia disperata. Il cuore, ti resterà il cuore, rispose Lilli. Solo la malvagità ha bisogno di grandi regni, alla bontà, basta il cuore. E ci stiamo avviando alla conclusione di questa presentazione, questa serata. Alla bontà serve solamente il cuore, credo che il cuore di tutti noi questa sera sarà un po' più ricco mentre andremo a casa, grazie a Libera. Però Libera è anche un bel personaggio magico, nel senso che lei crea magia con vari espedienti e così anche nei suoi racconti ci sono animali che parlano, fiori che vibrano, streghe. E che senso ha oggi per te, Libera, parlare, scrivere, discutere attorno alla magia? Credi abbia ancora un senso la parola magia? Se magia
magia vuol dire ritornare in se stessi e vivere la magia di se stessi? Sì, sicuramente. Io rimango sempre affascinata quando questi personaggi nascono dentro di me, come se fossero delle realtà esterne da me, ma parte di me che mi chiamano per dire creami, fammi nascere. Quindi è come dire, vengono dentro di me, ma è come se appartenessero davvero a un altro mondo, per cui arrivano, cioè ci credo in quella cosa e arrivano. E io questo trovo sia magico, il potere creativo è magico, proprio perché questo libro oggi esiste ma ieri non esisteva. È magico l'atto della creazione, come l'arrivo di un figlio, è magico. È magico vedere questo ventre che si gonfia, si espande e tutto un tratto si arriva a questo mondo. È magica la creazione, è magica la nascita, è misteriosissima, è straordinaria. E ogni volta si crea un qualsiasi atto creativo, si crea un qualcosa che prima non esisteva, piccolo o grande che sia, un grande valore perché è una nascita. Per me c'ha senso, soprattutto adesso, perché adesso la maggior parte della gente è molto persa, perché l'esterno, il cerchio esterno, la società, il sistema, è diciamo un po' in crisi, scricchiola. Quindi tutte le persone che si basano moltissimo, molto di più su questo cerchio esterno, potrebbero sentirsi confuse, perse. E quindi serve parlare di questa magia dell'incontro con se stessi, di questa magia della creazione. Per me serve molto, proprio per ritornare dentro, perché per me l'atto creativo sta dentro, è un processo che da dentro viene fuori e da fuori ritorna dentro. Per me serve, magari riuscissimo ad attivare questa parte del cervello, cioè il lato destro che partorisce continuamente intuizioni, segni, segnali, percezioni, premonizioni, e se veramente tutti quanti cominciassimo a crederci, la vita cambierebbe immediatamente per tutti. Invece ci aspettiamo che la vita cambi da fuori. Noi ci aspettiamo che la vita cambi, se cambia il governo, e speriamo sempre che questa volta sia un buon governo. Ma la vita cambia solo se cambiamo noi, solo quando cambia il singolo e tanti singoli si mettono insieme, si può cambiare una società, ma non si cambia una società perché un insieme di persone fa un governo nuovo, se poi dentro c'è la testa vecchia di sempre. E io il cambiamento lo vedo solo un fatto interiore. Quindi serve parlare di magia, ha voglia. Credo che, proprio una cosa molto personale, tanto siamo tra amici, e poi anche se c'è una folla, beh, è tutto uguale. Credo che se i politici fossero molto più attenti ai segnali, alle premonizioni, a questo vibrare dentro, sarebbero molto più veri, molto più credibili e sicuramente riuscirebbero a creare le condizioni per una società molto migliore, proprio perché molto più vicini a questo ascolto interno, alla vera condizione dell'uomo. Ogni volta ci distacchiamo da noi stessi, siamo destinati ad essere infelici.